E adesso che ci penso, sì, forse se Chevantin ha detto quelle cose, forse ha ragione. Effettivamente, adesso che ci penso, se lui le ha dette, forse ha ragione. Io, per la prima volta, derogando da quelli che sono i miei standard di scelta, credo di aver mancato di rispetto a lui e ai compagni. Sì, ha ragione, perché l'ho mandato in campo col Bari. E perché ho mancato di rispetto ai compagni, perché ho fatto giocare lui, che veniva dopo, da 3 anni di semi inattività, che aveva dato scarsi segni di equilibrio nella partita con la Sampdoria, lasciando la squadra in 10, e magari anche con la consapevolezza che potesse farlo con il Bari, visto anche l'importanza della partita. E nonostante venisse anche da 5 domeniche di praticamente di stop forzato per le giornate di squalifica, e nonostante fosse quindi andato in vacanza così come tutti, e nonostante fosse tornato con 2 giorni di ritardo, e nonostante nella settimana precedente il derby si fosse allenato solo 2 volte, mentre gli altri facevano 2 allenamenti al giorno, io poi, contando sulle sue motivazioni, l'ho scelto per giocare, ricevendo da lui anche la domenica mattina, quando gliel'ho comunicato, un abbraccio, perché si sentiva di ringraziarmi, perché già la panchina sarebbe stato un premio e invece si è trovato in campo. E quindi già in quel momento ho mancato di rispetto a tutti quei ragazzi che invece si erano allenati 2 volte al giorno, tutti i giorni, presentandosi poi puntualmente. E quindi, per un uomo della mia esperienza e per quello che ho sempre fatto nella mia carriera, cioè mai scelte così irrazionali e illogiche, credo sia stato anche una mancanza di rispetto nei suoi confronti come uomo e come professionista averlo fatto giocare e averlo messo nella condizione di, purtroppo, di evidenziare questa sua condizione disastrosa. Sì. Allora, se lui ha detto queste cose e ritiene che io, in questo senso, allora è vero, gli ho mancato di rispetto. Detto questo, io poi non so altro, perché con lui non ho mai parlato, ho solo visto gli allenamenti. Devo dire che lui lì ha sbagliato, perché si è allenato sempre come un uomo che si è sentito offeso per essere stato sostituito, non come un calciatore che sentiva di dover chiedere scusa alla squadra, ai compagni e all'allenatore per essersi espresso magari in maniera non sufficiente in partita. E non si è allenato poi come un atleta che ha la consapevolezza di essere in ritardo rispetto ai compagni, come un atleta che ha la consapevolezza di non aver offerto una prestazione all'altezza e che quindi cerca di riconquistarsi il suo spazio. Per cui, caro Massimo, a te che mi hai fatto la domanda, io non devo ricucire strappi con nessuno. Io non ho fatto, non mi interessa, le scelte che faccio le faccio solo in funzione di quello che i calciatori fanno durante la settimana. Anche prima del Milan il capitano è andato in panchina una partita così importante. E vi garantisco che a Firenze ha giocato, perché la settimana dopo il Milan Giacomazzi è stato
irreprensibile, come un ragazzino, così come fanno tutti, così come fa un campione come Olivera, che da quando è arrivato si è messo a disposizione del gruppo e non il gruppo a disposizione di un giocatore così. Per cui io con questo gruppo che pensa in questo modo e agisce in questo modo, e dopo Bari qualcuno è uscito fuori e la squadra si è espressa giocando con 11 calciatori, allora queste sono le risposte che interessano a me, questi sono i fatti che interessano a me. Chi parla e dice di voler bene a Lecce solo con le parole, poi in effetti con i fatti, ed è venuto qua magari per aiutare il Lecce, non per vivere di ricordi o di situazioni così che riguardano il passato, a me non interessa. Quindi io non ce l'ho e non sono contro nessuno, io sono solo a favore del Lecce. Chiunque possa fare danni a Lecce è contro di me, è contro il Lecce. Quelli che vogliono bene a Lecce ragionano come questi ragazzi che vanno in campo che allegano. Come Geda, che è stato tanto tempo in panchina e non è mai entrato ed è andato in tribuna, salvo poi quando è stato chiamato si è fatto trovare pronto e ha scalzato un giocatore come Piatti, che ha sempre fatto bene. Anche Piatti è uscito e si allena con impegno e determinazione. E sono sicuro che in qualsiasi momento io lo chiamassi, lui darebbe il suo contributo. Anche Bertolacci ha giocato una splendida partita con la Lazio e tutte le settimane, ogni allenamento, mette in crisi me e tutti i suoi compagni. Eppure, anche Großmüller a Roma ha fatto gol. E ha giocato, si è riaccomodato in panchina e si è allenato con impegno e determinazione. Allora, questo gruppo qua mi aiuterà certamente a raggiungere, aiuterà me, aiuterà il Lecce a raggiungere certamente con questa mentalità il Lecce a raggiungere la salvezza. E quindi, proprio per queste ragioni, io per me portare dentro altre persone che più o meno valgono questi, non mi interessa. Ho fiducia in questi ragazzi, ho fiducia in loro. A meno che non sia qualcuno che abbia veramente qualità superiori a quelli che ho e che magari i compagni possano accettarlo in maniera molto più convincente e serena. Ma certamente non vado a mettermi dentro situazioni così tanto aperte.